tanta bella sofferenza che però fa la corteccia giusta. Va bene, io penso che ragazzi hanno strameritato il pareggio. Siamo andati sotto insomma senza subire un tiro in porta, perdevamo sta partita senza aver subito un tiro in porta. Perciò voglio dire, io penso che abbiamo strameritato soprattutto il primo tempo, il secondo tempo la voglia e la foga di pareggiarla ha partorito poche palle gol, un paio di situazioni, una bella con Russo di testa, però era più rabbia che lucidità tattica. Invece il primo tempo secondo me abbiamo stradominato e penso che i ragazzi hanno meritato alla grande questo pareggio. Quel pallone di Keita calciato in porta sempre nei primi 45 minuti con la disperazione di Banegas che era solo soletto lì davanti. Il Po c'è uno che vuole segnare sempre in quell'occasione, forse un concorso di colpa? Ma no, dai. Io ripeto, dobbiamo essere un po' più lucidi negli ultimi 20 metri e dobbiamo migliorare molto nella condizione di qualche giocatore ancora, che qualcuno è stato fermo, qualcun altro non ha fatto il ritiro. Sai, noi il calcio tutto e subito, io non conosco nessuno di tutto e subito, io vedo lo spirito giusto, una squadra che ha provato sempre a giocare a calcio contro una che giocava palla lunga per ripartire su, e non è facile, non prende distanze giuste, tant'è vero che su una palla di queste Alessandretti è andato fuori tempo, è stato espulso, non è sempre facile andare sulle preventive, però ripeto, ho visto solo una squadra in campo che provava a giocare, gli altri sono difesi benissimo, io non critico gli altri, io penso alla mia squadra e dobbiamo, secondo me, quando costruisci tante situazioni, anche se non palle gol ma situazioni dentro l'area, sicuramente devi essere un po' più lucido, ci lavoreremo, ma sono convinto che ci abbiamo anche gli elementi che possono far gol. Due temi tattici, il primo l'ha evidenziato Alessandretti e Barone, questo pallone lungo quasi sempre un corpo a corpo tra il 13 dell'Aquila e il 9 del Termoli, poi nel secondo tempo quando i piedi di Banegas vanno nel vivo del gioco, si accentrano tra virgolette, possono nascere belle cose, e quella sua penetrazione con lo scarico a Misuraca ha svoltato tra virgolette, anche perché il Termoli precedentemente poteva raddoppiare. Sì, c'è avuto una ripartenza in 10, noi mi ero messo a 3 anche prima dell'espulsione, poi ci siamo rimessi 4-3-3 il nostro modulo e poi dopo con l'espulsione di Alessandretti ci siamo rimessi a 3, abbiamo rischiato su quella ripartenza e poi sì, dopo Poggio ha fatto quella bella iniziativa, è stato molto bravo Misuraca a trovare il rigore, però ripeto, io quando vedo i ragazzi allenarsi come fanno tutta la settimana e danno tutto, io non sono condizionato, anche se avessimo perso c'era la rabbia, però devi pensare perché hai perso e perché hai pareggiato, perché magari gli ultimi 20 metri non fai gol. Io cerco sempre di essere un risolutore di problemi, non andare a indagare sul problema per far del male. Io penso che questi ragazzi sono ragazzi professionalmente impeccabili, lavoriamo tutta la settimana benissimo, ci sono dei limiti, altrimenti non saremo nel Serie D girone F ma in Serie B o in Serie A, però molti, anche molti giovani dietro, hanno sbagliato tantissimo tecnicamente, io vedo tutto, però non è mai una colpa, c'è solo da allenare, se sbaglio significa non li alleno bene io a fare i passaggi. Mister, la faccia tosta in senso positivo di Russo, con Gian Donato che spesso e volentieri richiamava i suoi, date la palla al 26 dell'Aquila perché è capace di creare scompiglio. Sì, lui deve mettere la Kazim, se vuole, siccome c'ha le qualità, ma gliel'ho detto anche adesso, non dico niente di nuovo, lui deve mettere quella rabbia, quella cattiveria che gli può dare veramente una mano a tirar fuori il suo talento, perché senza quella viene vanificato tutto, soprattutto con questi difensori che entrano in modo anche duro. Lui per tirare fuori il talento lo sa quello che deve fare, ci stiamo lavorando, ha 17 anni, però vedo che da sempre tutto, è uno che è sveglio, ascolta tutto, è un bravo ragazzo e farà bene e farò di tutto per aiutarlo a fare bene. Domenica per lei, ma non solo per Pagliari, un ritorno al passato per guardare con più freschezza al futuro? No, non è un ritorno al passato perché il passato è passato, cioè io non sicuramente questa settimana non farò interviste perché non voglio né rinvangare il passato né voglio essere frainteso non da voi ma nella zona alta delle Marche, perché ripeto, adesso non lo dirò più, per me Recanati è stata una delle esperienze più belle della mia vita.
sia umanamente che calcisticamente. Ho portato insieme al direttore, ai giocatori, nel punto più alto della storia delle Granate Casse Calcio, e chissà se verremo superati, quello lo dirà la storia e la vita. Nel frattempo si sta togliendo più di un sassolino, però. No, io ripeto. Ricordando la storia recente. No, ma la storia quella non si cancella, come potrei ricordarla a Perugia, a Chieti, all'Aquila, il passato, però la storia non si dimentica, però se fai male adesso, poi magari la storia, per esempio all'Aquila, viene offuscata, magari, però per me non si dimentica ugualmente. Perciò ecco, per quello non voglio alimentare polemiche, che io non ho l'energia e l'età più adatta per fare polemiche, voglio preparare bene quei ragazzi. Se gli posso dare una mano, come sto facendo, con grande entusiasmo, e poi vinca il migliore come sempre.